Ben ritrovati nella cucina di Casa Paturzo, con me e con le mie ricette, facili ma gustose. Partiamo con il nostro antipasto. Faremo della mozzarella in carrozza. Capita spesso che in casa avanzi del pane, e quindi cosa facciamo? Noi non buttiamo via nulla, in casa non si butta mai via nulla. Quindi prendiamo delle fette di pane, anche del giorno prima non ci sono problemi. Io ho della provola, ma andrà bene anche del fior di latte. Ci serve un uovo che ho già sbattuto, un po' di sale, pan grattato, farina e un po' di latte per ammorbidire il pane. Prendiamo una fetta di pane, la passiamo nel latte. Vedete, io ho messo già tutti i piatti in sequenza per farla ammorbidire. Poi ci mettiamo la provola all'interno. Prendiamo un'altra fetta, la passiamo anch'essa nel latte. Chiudiamo. Passiamo nella farina per evitare che si possa aprire quando andiamo a friggere. Passiamo nell'uovo sbattuto. L'ultimo passaggio è nel pan grattato. Le bagno nel latte perché risulteranno più morbide, soprattutto quando il pane magari è del giorno precedente. Sigillate i bordi, questo è fondamentale. Non si chiuderà perfettamente perché sono delle fette di pane. Se non vi avanza il pane, potete farlo anche con il pan carré e si chiuderanno meglio. Eccole qui. Andiamo adesso a friggere la nostra mozzarella in carrozza. Prendiamo una padella e abbondante olio di semi di arachidi. Io uso questo per friggere. L'olio è pronto, andiamo ad immergerci le nostre fette. Due alla volta, non di più, mi raccomando, non riempite troppo la padella, che abbasserà la temperatura dell'olio e la frittura non verrà bene. Adesso andiamo a riporle sulla carta assorbente per far asciugare l'olio in eccesso. La nostra mozzarella in carrozza è pronta, tagliata a metà. Giusto un pizzichino di sale e via. Per realizzare la mozzarella in carrozza abbiamo bisogno di fette di pane, fior di latte, farina, un uovo, pan grattato, latte e sale.